Eccoci qua, ben trovati. Io sono a Pescia insieme a un amico, Alessio Adami, perché siamo tutti vicini. Ciao a tutti. Ciao. Vicini a chi? Siamo con Arianna Berton, vicepresidente della rianimazione dei bambini Onlus. Oh. E quindi siamo vicini al sorriso dei bambini. Il sorriso dei bambini. Arianna, vai, è tutto tuo. La nostra associazione è un'associazione che aiuta i bambini, perché nella rianimazione del Gaslini di Genova a volte mancano tante cose. Intanto mancano delle apparecchiature molto sofisticate, perché negli anni le apparecchiature devono essere cambiate, revisionate, eccetera. E noi abbiamo cercato in qualche modo di sostenere questo reparto affinché i medici, in particolar modo il dottor Moscatelli, sia in grado di poter aiutare i bambini nel meglio. Alessio, vai. Allora, secondo me, intanto in quanti siamo a poter portare avanti questo progetto? Quanti siete voi più o meno? Allora, siamo 3 coppie di genitori e poi tante persone che ci vengono dietro negli anni. E che già mi tanto aiutano. Quant'è che esiste più o meno? Allora, esiste? Non è tanto, perché sono 3 anni. E diciamo che in questi 3 anni però abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo comprato 2-3 macchinari in particolar modo, e poi abbiamo fatto una cosa grande, che è una sala operatoria all'interno della rianimazione. Dove? In che zona? Del Gaslini di Gaslini, Genova, di esatto. Sì. Quindi è un progetto comunque in continua evoluzione. Sempre. E se una persona volesse seguirvi, diciamo, c'è una pagina social, qualcosa? Certamente, siamo su Facebook come la rianimazione dei bambini Onlus, e sul sito internet ci trovate alla rianimazione dei bambini Onlus, www.rianimazionedeibambiniolus.it. Quanto sei bambina te? Tanto. Che significa essere bambina? Significa sorridere e essere tanto innocenti, e a volte pensare poco, perché è pensare tanto e pensare alle cose anche un po' brutte fa male. Noi vogliamo fare questo con la nostra rianimazione. Infatti, quanto conta l'empatia nei confronti di un bambino oggi nel percorso, no? Quanto conta essere empatici? Allora, un bambino che sta in rianimazione, vedere il sorriso di un infermiere, di un medico, di un genitore, è veramente importante, tant'è vero che abbiamo anche un altro progetto molto importante, che è quello della dottoressa Barbara D'Olivo, che è la psicologa che segue i bambini per poter far sì che la loro permanenza in un reparto anche molto brutto sia un po' allietato, e soprattutto vengono anche aiutati i genitori e i fratelli dei bambini in questo percorso molto difficile. Quindi è un percorso che viene accompagnato e guidato. Assolutamente sì. Quindi io posso seguitela, se puoi ripetere gentilmente anche sì. La pagina di riferimento. La pagina di riferimento è la rianimazione dei bambini Onlus, e la trovate su Facebook, e lì trovate tutto quello che noi facciamo e tutto quello che le persone fanno per noi, perché la cosa bella è che tutti ci vogliono veramente bene, e questa allora, è una cosa bellissima. Allora, siamo vicini al sorriso dei bambini, ti sì. Ringrazio. Grazie mille a voi, siete stati gentilissimi. Alla prossima. Alla prossima, ciao.